nella civiltà contadina degli anni 30-40 fino alla guerra, in campagna lo gnocco lo facevano soprattutto la domenica o per le feste, perché era un qualche cosa di elaborato nella cucina toscana. Si diceva al detto: ridi ridi che la mamma fa gli gnocchi. Lo gnocco è accompagnato da un grande sugo, da un ragù di carne, che non era tutti i giorni, sicché lo gnocco era qualche cosa che ora praticamente la gente le mangia gli gnocchi, ma quelli comprati, sì. Perché vedi che è un po' non è una cosa semplice. Sì, bravo. Cambia quando arriva la guerra, arriva gli americani di positivo anche questo, che quando arriva gli americani e vedono le nuove cose, vedono ogni ben di Dio, il giovane si ribella. Forza Franco, i tuoi amici sono pronti, che vengono su bene. Sì, ma allora cavi lì queste cose. Ma se non sono pronti quell'altro come faccio? Vedi, io faccio queste cose perché non è che il mio mestiere, ma è un hobby, capito? A me la cucina mi è sempre piaciuta. Ma soprattutto la mia specialità sono dolci. Io faccio il pancotto, cavallucci, cose. Mi piace fare il sugo. Le cose un po' più pesanti me le faccio io, non ce la faccio più. Ma nella civiltà contadina, l'Italia di 50 anni or sono, il 70% viveva in campagna, vale a dire agricoltura. C'è un pensare che una volta come stavano bene, perché mangiavano genuino. No, non è vero. Oggi si sta meglio, però c'era la fame. Sicché non è ripensare sempre a quei tempi come fossero i tempi migliori. Sì, sotto alcuni profili ambientali, la famiglia tipica come era un tempo, non ci può essere. Io l'ho conosciuta lei la vigilia di Natale del 1953. Cortò con lei dal 1953. Capito? Sarebbe l'ora di divorziare. E i nipoti mi dicono che sono più unica che rara. Vai, ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Vai, fatti gli gnocchi. Fatti gli gnocchi.